Io chiedo se c'è qualche esponente del governo che ci sta guardando, al di là del tema scuola, di fare in modo che le banche diano i soldi che il governo aveva promesso, i famosi 400 miliardi, che non stanno arrivando, che l'INPS paghi le casse integrazioni che aveva promesso, che non sta pagando, e che arrivino agli imprenditori i soldi a fondo perduto promessi dal governo, che non stanno arrivando. Lo dico in serenità, aggiungendo la proposta della Lega di una pace fiscale fino al 31 dicembre, perché chiedere a chi è chiuso 3 mesi di pagare le tasse ad agosto, settembre, ottobre è una follia. Noi saremo al fianco dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti che saranno a Roma a protestare a metà settembre, e non sono leghisti, salviniani, negazionisti, perché, o fascisti, sono semplicemente dei professionisti che sono stufi di un governo che cambia idea ogni quarto d'ora. Allora sentiamo l'ultima battuta.